Ma cos'è questo feeling che esiste tra noi due? È molto interessante questo libro perché traccia la storia di molti anni della Repubblica Italiana attraverso uno spiraglio molto particolare. È uno stile molto originale, in quanto non si tratta di una semplice intervista, piuttosto di un dialogo fra due amici. Il libro risulta assolutamente autentico e veritiero ed efficace. Non è uno stile urlato, non si ispira a un facile sensazionalismo, ma si entra lentamente, insomma, nello spirito di questo testo, che va alla scoperta di fatti che non sarebbero mai stati rivelati. Tutti mi hanno detto: "Ah, lei era troppo buono". Io non so se sono buono o non sono buono. Io sento di dover curare una persona perché mi pagano per quello e perché mi piace giustare, vuol dire. Facevi il medico, come hai campato in quei 10 anni? Come hai dato da mangiare alla tua famiglia? Sono andato a Roma e ho fatto l'esame da compositore. A che età ti sei messo a suonare il piano? In pubblico a 47 anni. Quasi allo scadere della prescrizione avrà finalmente l'appello con l'assoluzione. Quei magistrati che ti hanno rovinato la vita, che non hanno voluto parlare con noi o che ti hanno mandato altre accuse, sì, e sicuramente ti stanno guardando. Sì. Vuoi dirgli qualche cosa a questi signori? Sì, qui non si tratta né di perdonare. Credo che loro debbano farsi un piccolo esame di coscienza nel loro comportamento e fare in modo che questo non succeda ad altre persone, perché è una cosa traumatica. Io capisco che alcune persone si siano suicidate in carcere, perché quando ti trovi lì, solo, abbandonato, che devi fare i tuoi bisogni sotto gli occhi di altri detenuti e del guardiano che ti guarda, che ti vengono alle 7 di mattina col gelo a cacciar fuori di chiave perché devo fare la perquisizione, è una cosa umiliante. Prima di mandare uno in galera bisogna pensarci non una, 5 volte. 100 volte direi. Quindi il tuo messaggio... Il mio messaggio è che cerchino di non ripetere questi errori. Purtroppo lo fanno spesso. Umiltà, dedizione al prossimo, rettitudine morale, sono valori molto importanti che l'autore Fabio Colacchini ha voluto in qualche modo riportare alla luce attraverso la storia di questo personaggio e che quindi ci danno la possibilità conoscere una storia veramente originale e che può essere molto utile in questo periodo di crisi, soprattutto per le giovani generazioni, per i valori che questo libro contiene, porta con sé e può quindi rendere questa storia assolutamente immortale. Ecco, ritorna il sereno. Ritorna la gioia di vivere in ognuno di noi. Ritorna la gioia di vivere in ognuno di noi. Ritorna la gioia di vivere in ognuno di noi.